Questo qui? Chi è? Questo qui è la telecamera di sorveglianza del prato. E ci sono due ladri, Ci sono i ladri? Siamo in pericolo, lo capisci? Ciao a tutti, io e lui e lei Sofì, e insieme siamo in me contro te. Come vedete, oggi ci troviamo nella nostra super casa, nella super villa delle vacanze, dove ci divertiremo un mondo. Io sono già pronta per essere in vacanza. Dopo tutto quello che abbiamo fatto, un po' di relax ci vuole. Mi posso mettere qui comoda, osservare gli uccellini che volano alti nel cielo. Sì, carciofina, ma direi che è il momento di andare a fare colazione, perché ci siamo appena svegliati. Io già ho famissima. Andiamo in cucina, prego. Aspetta, io come ti dicevo sono in vacanza. E in vacanza, se uno fa colazione, magari sarebbe comodo avere qualcuno che te la porta. Ma non ci penso neanche. Va bene, un corretto al cioccolato. Ma che corretto al cioccolato? E un cappuccino, per favore. Andiamo, dai. Oh. Su, anzi, tu dovresti fare la colazione a me. Seguiteci. Venite nella casa delle trote, del me contro te. Scusi, mi può fare un caffè macchiato, grazie. Ma io adesso cosa sarei, il barman? Tipo che devo fare la colazione? Sarebbe un gesto molto gentile da parte tua, soprattutto spontaneo. Ma sapete, ragazzi, ieri è stato un giorno epico, perché è uscito sul nostro canale il teaser del nostro quinto film. Ci sarà il nostro quinto film, il nuovo capitolo della nostra saga Me contro te, film vacanze in Transilvania. È stata davvero dura mantenere il segreto. Volevamo dirvi da molto tempo questa bellissima notizia e finalmente lo sapete, non vedevamo l'ora. Cosa fai? Ti ho detto che devi preparare la colazione, non spaventarmi. Soprattutto non mi devi rovinare la messa in piega. Lui, ma sono in vacanza o no? Tu mi stressi così? Ma che stress? Sì, comunque è uscito il teaser, quindi potete già andare a vedere i primi spoiler, le prime curiosità, le prime cose che scoprirete nel nostro nuovo film. Quindi correte a vederlo qui sul nostro canale YouTube. E ora dedichiamoci alla colazione. Ecco, finalmente l'ha capito. La colazione. Allora, fare qualcosa di sì buono, ma anche comunque salutare. Quindi secondo me se include... Lui? Mi hai dato un colpo di corretto in faccia? Ho calcolato male le misure. Ma lo capisci che potevi prendermi l'occhio? Potevi prendermi l'occhio con questo spigolo della plastica? Ma sei pazzo? Sei licenziato. Sei licenziato. Non ti voglio più assolutamente come cameriere da colazione. Ma chi voleva fare il cameriere da colazione? Anzi, io sono contentissimo. Quello è il cornettino che mi avevi chiesto. Odioso. Guarda, ci penso io. Chi fa da sé fa per tre. Però pure non mi chiedere niente, non ti darò niente della mia colazione, io te lo dico. Perché? Che colazione vorresti fare? Quindi io adesso sono il cliente. Scusami, questi sono miei? Non puoi neanche guardare cosa devo prendere. Dove sta andando? Scusate, venite con me, andiamo a controllare perché non ho capito. Carciofin, dove sei? Sto. Ma che stai combinando lì dentro? Fatti miei! Che stai prendendo? Non ti interessa! Ma che hai preso? Non ti interessa? No, un momento. Il gelato! In vacanza tutto è lecito, si può anche fare colazione con il gelato. No, dai, ma anch'io voglio il gelato, per favore, posso avere un piccolo pochettino di gelatino, magari un conetto, dai, un conettino. Cono mio, gelato mio, idea mia, tutto mio, quindi mangio io. Che gusto è? Gusto bontà. Dai! Hai presente il gusto della bontà? Sì. Quando unisci la nocciola al Kinder, mi viene fuori un'idea geniale. E io l'assaggio ugualmente. No! Ragazzi, l'ha leccato. Prima mi tiri il cornetto in testa, poi lecchi il mio gelato, lui. Oggi io non voglio più vederti, ok? Questo qui te lo regalo. Però tu adesso mi lasci in pace. Ok, grazie mille. Che poi in realtà questi sono dei giorni incredibili, perché ragazzi c'è anche un'altra cosa che dovete sapere di importantissimo dei me contro te. Tenetevi forte, perché la prossima settimana uscirà la nostra nuova canzone. L'emozione mi ha fatto volare il gelato, un attimo. Ma come fai a farti volare il gelato? Ma dico io. Scusami un momento, guarda, l'ho ripreso. Come se niente fosse, nuovo di zecca. Stavamo dicendo, scusate l'interruzione. La prossima settimana. Tienilo bene, tienilo con due mani. Uscirà la nostra nuova canzone, ma non una nostra.
nostra nuova canzone qualunque, ecco. La nostra nuova canzone. Pensiamo che sia una delle canzoni più belle mai realizzate finora. Noi vi diciamo soltanto questo, preparatevi, perché voi non siete pronti. Adesso basta, non dico più. Non vi diamo altri spoiler. E io vi faccio un altro gelato più buono di quello che avevo fatto prima. Più grande. Vai, vai, vai. Più grande, avevi due palline, ne faccio quattro. Io adesso me ne metto quattro, quattro giganti. Sì, ma... Sì, che c'è? È solo che mi era sembrato di... Sì, vedere un asino che vola, lui non mi riuscirai a distrarre. Adesso basta, le tue tecniche le conosco tutte. Guarda lì, così tu mi giro e mi rubi il gelato. Basta, già ne hai avuto uno e ciao. Hai già avuto il tuo gelato quotidiano. Adesso tocca a me. Sinceramente non era che è un asino che vola. Mi era sembrato di vedere qualcuno dietro la finestra. Sì, certo, qualcuno. Spider-Man? No, ma che Spider-Man? Mi era sembrato di vedere appunto qualcuno. Non l'ho riconosciuto perché stavo guardando il gelato, quanto è buono. Sarà Ray, hai visto Ray? No, ma non c'è Ray, non è possibile sì, che sia vabbè, Ray. Come no? Te l'ho detto, non riuscirai a ingannarmi. Per favore, hai avuto tutto gelato. Adesso, show show, perché non stai facendo altro che disturbarmi da stamattina quando io invece vorrei stare in vacanza? Allora vado di là e mi guardo la TV. Ok, grazie. Questo gelato è durissimo, non riesco a prendere neanche una pallina. Ah, questa sì che è vita. Gelato, quasi finito. Me contro the world. E relax. Adesso lui non potrà proprio più disturbarmi, quindi basta. Cosa faccio? C'è l'imbarazzo della scelta. Me contro the world, praticamente ci sono un sacco di giochi da fare. Ma credo che andrò, sì sì sì, al nostro concerto. È bellissimo. Adoro questa parte della nostra app perché mi fa ricordare tutti i bei momenti che abbiamo vissuto col nostro tour. È stato magico incontrare tantissimi di voi. È stato bellissimo poter cantare le nostre canzoni, ballare, scatenarci insieme. E non vedo l'ora che uscirà la nuova canzone per creare una coreografia, così che la possiate ballare anche voi. Aspettate, cos'è stato quel rumore? Sono sicura che è lui. Basta disturbarmi. Non esiste lui senza Sofì, non esiste Sofì senza lui. Però un po' di relax ci vuole, anche perché se poi siamo insieme tu mi rubi il gelato e mi tiri i cornetti, allora poi non è più relax. Scusatemi, però se sono in vacanza e sto anche giocando a me contro The World e tu mi disturbi, vuol dire che vuoi che perdo. Devi smetterla di disturbarmi sempre. Ora mi sente, ora mi sente, perché io già gliel'avevo detto, lo avevo avvertito. Se vuoi un altro gelato te lo fai da solo. Lui, adesso basta. Non ero riuscita neanche a finire il gelato. Ti avevo detto, almeno finché non finisco il gelato non voglio che mi disturbi. E tu cosa fai? Mentre io ero bella tranquilla fuori al fresco a godermi il relax e a giocare a me contro The World, mi disturbi di nuovo venendo di là fuori a fare dei rumori, così che io mi giro e non vedo nessuno. Bravo, che bello no, scherzo. No, 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 aspetta Sofì, mi sa che... Che poi dico gli scherzi ci stanno, perché lo sai, a me piace pure. No, no, mi sa che ti stai confondendo, perché però qua se c'è una persona che sta disturbando, quella sei tu, perché io ero qui che mi stavo guardando i video nel telefonino e sei arrivata qua a disturbarmi. Volevo fare semplicemente colazione con te, tu mi hai tirato un corretto in testa. E ma ho sbagliato per il cornetto, ho sbagliato le misure. Potevi prendermi l'occhio, potevo rimanere cieca. Ma che rimanere cieca con un cornetto? Sì, lui, poteva succedere. No, 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 ma non ti preoccupare. Sicuramente non ti stavo disturbando, qua se c'è qualcuno che è venuto a disturbare sei tu. Io ero che mi stavo guardando i video nel telefono. Quindi tu mi vorresti dire che non eri tu fuori? No, non ero io fuori, ovviamente. Io sono stato dentro tutto il tempo. Tu poco fa avevi detto che avevi visto delle persone e io non ti avevo creduto. Però adesso anch'io ho sentito dei rumori di persona fuori. Ci siamo dimenticati che c'era oggi il giardiniere che tagliava il prato. Aspetta che lo chiamo. Ma potresti andare a chiamare di là, tipo così non ci disturbi mentre guardiamo il video? Lui, lo capisci che dobbiamo approfondire la questione? Ok, va bene. Salve signor Franco, ma lei per caso oggi è qui che sta curando il prato? No. Ok. Va bene, no, 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 nessun problema, niente. No, 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 il prato sta benissimo. Grazie mille. Arrivederci, arrivederci. Chiudiamo le porte! Oh no, 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 no. Non eri il giardiniere! Ma di che stai parlando? Ma che sta succedendo? Ma Sofì, mi stai mettendo l'ansia, sinceramente. Fammi posare questo gelato, arrivo. Puoi calmarti e spiegare un attimo? Oh no, 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 no. Tu hai visto una persona, io ho sentito delle persone. Ma qui non c'è nessun giardiniere. Se non è neanche il giardiniere, chi è lui? C'è un intruso! Ok, calma e sangue freddo, perché magari ci stiamo sbagliando. Magari sono stati dei rumori che venivano da fuori casa, non da dentro casa. Lui è un presentimento. Può essere che magari tu per errore pensi una cosa che poi però l'altro non pensa. Ma se tu hai visto qualcosa e io ho sentito qualcosa, vuol dire che due su due abbiamo avuto la dimostrazione che effettivamente c'è qualcuno a parte noi due. E chi è? Pensi ci sia un ladro dentro casa, che sia entrato un ladro? Sì, 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 ci sarà un ladro, no, no, no. Ok, calma, calma, calma. Ok, vabbè, prepariamo tutto quello che dobbiamo.
che possiamo dargli? Possiamo dargli questa sedia? Secondo me questa sedia potrebbe piacere. No, 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 aspetta, ho avuto un'idea. Ma sono un genio. Abbiamo le telecamere in casa. Potremmo semplicemente guardare le telecamere. Vedremo che non c'è nessuno in casa. E quindi potremo stare tranquilli e rilassati. Mi piano. Ok, allora venite con me. Prendiamo il telecomando, accendiamo la TV. Questa qui è la casa e qui non vedo niente. Questo qui è il portone d'ingresso ed è tutto ok, tranquillo. Questo qui è un'altra inquadratura, tutto ok. E qui? Guarda. Questo qui, chi è? No, lui, guarda, questo qui è la telecamera di sorveglianza del prato. E ci sono due ladri. Ci sono i ladri? Ma quelli si vedono pure, guarda. Siamo in pericolo, lo capisci? Ci sono i ladri. Ma che cavolo stai dicendo, Sofì? Sono veramente i ladri? Guarda qua. Oh, no, è vicino. È vicinissimo al portone. Cosa cercano? Guarda, cercano di entrare. Allora, calma, se sono lì, è colpa... Ma quanti cavolo sono? Ma qui c'è qualcun altro. Oh, no, non è un ladro, è un gruppo di ladri. Mamma mia. Ok, lui, noi dobbiamo dirgli, veniamo in pace, non litighiamo, tranquilli, gli diamo tutto ciò che possono volere. Come ti dicevo, abbiamo una bella sedia, gli diamo la sedia e poi cosa possiamo dargli? Aspetta, telefonino. Ferma, c'è qualcuno. Lo vedo, guarda, stanno scappando. Oh, no. Se magari pensano che la casa sia vuota e poi invece scoprono che siamo noi dentro, se ne vanno. Basta dirgli che siamo qui e loro vanno via, no? Per prima cosa dobbiamo subito chiudere tutte le porte della casa. Bene. Questa l'avevo già chiusa io, lui. Ok, chiudiamo anche l'altra. Chiudi. Ok, la finestra. Io non ci arrivo. Ti arrampico. Attenta a non cadere. Ok. Oh, wow. Hai lasciato qualche altra finestra aperta? No, aspetta, andiamo a chiudere anche la porta d'ingresso. Vai, ma come la porta d'ingresso? Lui l'ha lasciata aperta. Non lo so se è aperta, ma controlliamo. Sì, ho chiuso. Dobbiamo chiamare la polizia. Cosa si fa in questi casi? Assolutamente. Oh. Non prende più il telefono. Dobbiamo trovare un posto dove c'è il campo. Ricontrolliamo un attimo le telecamere. Guarda, ma che cavolo stanno combinando? Ma quanti sono? Sono quattro. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sono vicini alla mia stanza dove metto i miei trucchi. Mi vogliono rubare i trucchi. Stanno per passare di nuovo dalla porta d'ingresso. Andiamo a controllare se sono veramente lì. Magari c'è un errore nelle telecamere, non lo so. Oh no, sono passati. Lui, dobbiamo assolutamente trovare un posto dove c'è campo per fare la chiamata alla polizia. Qui non prende. Poco fa sono riuscita a chiamare il giardiniere. Quindi di là vuol dire che c'è più campo. Ragazzi, queste nostre avventure iniziano proprio nel peggiore dei modi, ma che cavolo. Ok, ho la rete. Sta squillando, è la polizia.